tutti. Spero che la spada intanto ritorni come era prima, perché così non è che mi piaccia molto. Credo di sì, comunque tornerà come era prima, almeno spero. Anche per il fatto che in teoria ora dovremmo stare molto attenti, ci stiamo allontanando dal vincitore più forte, quindi non penso esista qualcun altro in grado di togliersi i poteri. Se dobbiamo liberare questo potere, il nostro punto di partenza è solo uno. Intanto ecco, la spada è tornata come prima. Torniamo al tempio. Ah, ecco dove vorrebbe andare la vincitrice. Vorrebbe tornare al tempio, il tempio importante dei vincitori. Forse da là, dato che quello è un tempio molto importante, si può trovare un modo per liberare il potere. Quel tempio è stato distrutto, non ricordi? Questo è un dettaglio non indifferente. Sì, siamo scappati da quel luogo perché sembrava che stesse per cadere una luna sopra quel tempio, sopra quella terra. Per questo siamo sfuggiti in fretta. Una grande luna si stava per scontrare, esattamente. C'era qualcosa sopra il tempio, non sapevamo cosa fosse. Cosa più probabile, una luna. E siamo, ecco, dovuti scappare più in fretta possibile. Quindi quel tempio non esiste più, giusto? Andremo nelle terre oscure. Ah, quindi nella realtà quel tempio non esiste più, ma nella dimensione parallela, oscura, quel tempio esiste, nella forma oscura però, nelle terre oscure. Il tempio non sarà lo stesso però, esatto, non sarà proprio lo stesso identico tempio luminoso, probabilmente sarà oscuro. Non molto bello, o meglio, non è quello che stiamo cercando, mi sa. Eh sì, purtroppo pensandoci, quel tempio nella forma reale, luminosa, è stata una perdita parecchio grave per quello che dobbiamo fare noi ora. L'abbiamo sottovalutato. Hai idee migliori? Beh, effettivamente, vincitore, se non hai idee migliori come punto di partenza, tocca andare là. Proviamo a fare come dici. Intanto penseremo ad una soluzione. Proviamo ad andare là, però intanto restiamo concentrati e cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Ok, mi sa che siamo anche arrivati. A giudicare dal rumore, vediamo se si vede qualcosa, Vediamo, ci siamo, sì, mi sa che siamo arrivati, non vedo nulla, però credo che siamo arrivati. Stiamo entrando nell'oscurità, in realtà non c'è nulla, tutta quella zona infatti non esiste più. Ok, dai, vediamo di accedere quindi all'oscurità prima di andare. Ah, ecco perché non vediamo nulla, perché appunto non c'è nessuno, c'è niente di interessante qua. Ok... mi sa che siamo... sì, siamo nell'oscurità. E infatti, nello stesso luogo, nell'oscurità, il tempio esiste. Eccolo qui. Ecco il tempio, infatti. Sì, eccolo qua. Molto bene. Direi che possiamo andare, allora. Sì, è proprio questo. Però, nella sua forma oscura, ovviamente. Però il tempio è più o meno lo stesso. Chissà se riusciremo a fare quello che vogliamo fare in questo tempio oscuro. Non sarà facile e tutto non sarà di certo uguale alla forma luminosa. Come sappiamo, i poteri nella realtà possono essere limitati, ma nelle terre oscure sono più elevati. Sì, anche questo è vero. Saranno i poteri che servono a noi? Questi qui? Meglio se iniziamo effettivamente a pensare meglio. Lo che dici ha senso. Sì, non dico che la nostra amica qui vincitrice stia dicendo cose sbagliate. È vero, i poteri comunque nell'oscurità sono più elevati. E forse questi poteri più elevati possono permettere di liberare il vero potere. O qualcosa del genere, un potere che non riesce a liberarsi e magari nell'oscurità riesce invece a liberarsi. Se ci pensate effettivamente ha senso, poi ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate. Però effettivamente, ragionando, potrebbe aver senso. Allora andiamo, dai, sì, andiamo al tempio e vediamo cosa riusciremo a fare. Però non distraiamoci, magari se... ti viene in mente una soluzione migliore, un percorso migliore dove potremo andare, Magari vedremo. Eccoci qua comunque anche noi. Tempio totalmente oscuro, Già. Vediamo di accedere al tempio allora, di controllare un po' la zona. Penso che come facciamo sempre dobbiamo controllare che non ci sia nessuno. Vedere che tutto quanto sia ok. E poi penso che potremo tentare di fare qualcosa più specifico in questo tempio, magari fare un rituale, vedere di fare un po' di cose di questo tipo. Che strano il tempio così. Sì, questo tempio mi sa che è la prima volta che lo vediamo in questa dimensione oscura, in questi colori oscuri anche. L'abbiamo visto solamente nella forma più luminosa della luce.
Comunque, pensando a questo ragionamento che ha fatto anche la vincitrice, sembra quasi che i poteri nella realtà, comunque nella dimensione reale, corrispondano di più ai poteri della luce, dei vincitori della luce, mentre nell'oscurità forse vengono più utilizzati i poteri oscuri, quindi anche la dinastia, parte oscura della dinastia dei vincitori. Ok, dai, diamo un'occhiata in giro, vediamo, qua comunque non mi sembra di vedere nulla di strano. Diamo un'occhiata, vediamo che se, assicuriamoci che sia tutto ok, come abbiamo detto, e poi vedremo un po' cosa fare. Qui comunque nella croce tutto normale, sì, io controllo sempre queste zone, anche qua dietro non ci sia qualche passaggio strano. Questo tempio comunque dovrebbe nascondere numerose stanze segrete, qua sotto anche aree di allenamento e anche vie di fuga. Sembra tutto tranquillo, sì, sembra tutto tranquillo. Anche vari teletrasporti comunque che potremo portare all'uscita, come abbiamo detto prima, ma anche ad altre aree importanti di questo tempio. Una di queste aree mi sa che la sta già controllando il vincitore guerriero, infatti sta andando qua sopra, mi sa. Anche se, boh, non vedo nulla di strano per il momento. Però dovremmo fare molta attenzione qui, perché questo tempio potrebbe essere chiaramente frequentato da altri vincitori, non solo entità a caso, ma proprio altri vincitori oscuri. Quindi facciamo attenzione, perché dobbiamo stare molto attenti. Non vogliamo che ci scoprano, anche perché perderemo anche la nave. Sembra sempre tranquillo, ma la realtà è diversa, eh. Tutto sembra tranquillo, ma in realtà qui dite che non ci sia veramente nessuno? Secondo la nostra esperienza, potrebbe effettivamente essere proprio così, ovvero potrebbe esserci qualcuno, potrebbe esserci qualcosa di strano qui. Lo sapete, la nostra esperienza dice questo. Sarà vero? Proviamo a fare una cosa. Ok, ok. Visto che sembra non esserci nessuno, proviamo a fare qualcosa. Qui, in questo luogo. Voglio dire, siamo venuti qui per fare cosa? Un giretto così semplice? No, no, siamo qui proprio per fare qualcosa, forse un rituale. Adesso vediamo cosa vuole fare la vincitrice. Vediamo un attimo, anche qui, vincitore guerriero, vediamo se anche lui è d'accordo, anche noi se possiamo fare qualcosa. Prendersi questi poteri, liberare questi poteri, come ha detto Godlike. Speriamo di farcela. Lasciamo fare a lei comunque, sembrerebbe comunque sapere cosa fare o cosa tentare di fare. Che cosa vuoi fare però nello specifico, eh? Penso che lo scopriremo tra qualche istante, eh? Cerchiamo di aiutare se necessario, se possibile. Però meglio se lasciamo fare a lei. Voglio purificare questo luogo. Oddio. Addirittura purificare questo luogo. Cosa significa purificare? Togliere tutta la malvagità e i poteri oscuri di questo tempio e farlo diventare della luce. Oddio, potrebbe essere proprio questo. Guarda qua, sta tentando di fare qualcosa. Sì, sì. Non so cosa stia tentando nello specifico, però... Cioè, non so come si procede, come sta procedendo, però... Qualcosa sta accadendo. Oh mio Dio! Sì! Qualcosa ha fatto! Qualcosa ha chiaramente fatto. Oh mio Dio! È tutto più luminoso ora. Ma come... tolto l'oscurità e la malvagità? Com'è possibile questo? Sì, non al 100%, infatti, guardate qua, alcune torce sono luminose, normali, hanno anche dei blocchi luminosi, però tutto il resto del tempio no. Però potremo procedere in questo modo e in teoria purificheremo totalmente il tempio e anche l'intera zona. Manderemo via l'oscurità, in poche parole? Credo di sì. Non pensavo fosse possibile, ma... sembrerebbe proprio di sì. Quindi ora, se possiamo purificare il tempio, potremmo forse anche prendersi effettivamente quei poteri, liberare quei poteri che sono dentro di noi ma non possono essere liberati. Forse è proprio la cosa giusta. Sfrutteremo questo tempio importantissimo per fare questo. Possiamo farci, direi proprio di sì. Ha avuto un'idea geniale, non pensavamo nemmeno fosse possibile purificare questo luogo in questo modo. Sì, non è ancora purificato al 100% come vedete, però direi che è un ottimo passo avanti. E sappiamo quindi come procedere. Ripetendo questo rituale più volte, potremo purificare il tempio.
Temo che però così potremo attirare l'attenzione di qualcuno. E sapete di chi sto parlando? Ovviamente del vincitore più forte. Vorrà fermare questa cosa per questo tempio, lo vorrà utilizzare lui nell'oscurità e non così. Il percorso è giusto, però se facciamo in tempo ci prenderemo, libereremo questi poteri e poi andiamo via, no? Intanto li abbiamo liberati, possiamo sfruttarli anche per difenderci e fare varie cose. Sì, direi che potrebbe essere così la soluzione. Però attenzione, perché chiaramente potrebbe arrivare qualcuno e non è una cosa bella questa. Proprio per niente. Che ca... Che cosa c'è in cielo? Oh, che cavolo c'è in cielo? Attenzione! Cacchio! Che sta accadendo qua? Oh mio Dio! Oh, oh, che ca... Oh mio Dio! Cappero, 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 che c'è qualcosa che non va, eh? C'è il sole in cielo, oh mio Dio, quello cattivo! Non ci posso credere! Il tempio! Oddio! Sì, sì, è quello! È proprio quello, ha distrutto tutto! No! Dobbiamo intervenire! No! Dobbiamo intervenire, attenzione, attenzione! Nessuno vi salverà, eh no, quel flag non c'è! No, sto puntando noi, sto puntando noi! Pronti a evitare, eh? Evitiamo l'attacco subito! Ok, l'abbiamo evitato. Vai, contrattacchiamo. Ok, ok. Attenzione, attenzione, potenziamoci il più possibile. Oddio, abbiamo liberato un potere, mi sa. Pronti ad attaccare, pronti ad attaccare. Che sta facendo? No, vuole andare in cielo. No, dobbiamo impedirlo. Vuole andare in cielo, dobbiamo impedirlo. Forza, forza. Usiamo qualche abilità. Ok, ottimo. Attiriamolo noi, attiriamolo noi. Forza, 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 ancora, ancora, così non può andare in cielo, Non può andare in cielo, forza, attacchiamo. Ha funzionato? Oh mio Dio, ha funzionato. Ha funzionato. Ha funzionato? Non è finita. Beh, forse per te è finita. Ok, ok, torniamo a terra, perché gli altri mi sa che non stanno molto bene. Non so se la vincitrice è stata colpita dalla maledizione e il tempio è, oh mio Dio, distruttissimo, ma almeno abbiamo sconfitto qualcuno e abbiamo un nuovo potere.